a differenza di quanto avvenuto nel primo set, in cui la Celeste era riuscita a recuperare un break di ritardo prima poi di perdere comunque il parziale, stavolta non riesce, almeno per il momento, la Graf, dopo oltre un'ora di gioco, a recuperare la sua avversaria che è in fuga da un po'. Al rimbalzo da fondo campo, 15-0. Alza un pallonetto disperato la Graf per togliere punti di riferimento alla Seles, che su queste palle non conosce mezze misure, opta sempre per la soluzione di potenza. Doppio fallo. Thank you. Qui è venuta a rete un po', come si dice, all'avventura la Celes, non è sembrato un attacco irresistibile. 15-30. Qui si imbufalisce la Graf, per lei questa palla è fuori, fa anche vedere il segno che effettivamente un po' rimane sul cemento australiano, ma l'arbitro non l'ha vista fuori, ha chiamato subito il 30 pari. Rivediamo un po' da replay se si capisce. Ho l'impressione che abbia ragione la Graf, perché sembra esserci spazio tra la riga e la palla, eppure l'arbitro irremovibile chiama subito il 30 pari. Era anche un punto delicato. Come avete visto dall'orologio in campo, dietro la Celes, siamo quasi a 1:10. E adesso però arriva comunque l'opportunità del break, del contro break da parte della Graf, che già nel game precedente della Celeste si era trovata a 0:30 prima di subire 4 punti consecutivi. Adesso c'è un'opportunità importantissima. Graf che ha convertito meno break della Celeste in questo torneo finora. Esce la difesa della Graf, che non si è giocata molto bene questa opportunità perché è sembrata un po' troppo rinunciataria, quasi a voler aspettare che fosse la Celes a sbagliare prima di lei. Celes che però ha rischiato e la tattica ha pagato. 40 pari. Nessuna delle due vuole rischiare.
di fioretto hanno giocato tutte e due, tutte sulla diagonale sinistra, perché dall'inizio della partita che praticamente si affrontano su quella diagonale. Il rovescio tagliato della Graf, il colpo bimene della Seles, Seles che però a differenza della gran parte di questo incontro non ha mai forzato. La prima a uscire dallo scambio è stata però lei, giocando in lungo linea. E alla fine la Seles tiene il servizio. Seles leads 5-3. Ha avuto una palla break importante Steffi Graf, non l'ha trasformata e quindi un'altra potenziale opportunità che va morendo. E adesso la Graf è costretta a servire per rimanere nel set. Il break sta veramente facendo la differenza. E questo sarà un game in cui la Seles forzerà molto. Love 15. Love 30. 0-30. Seles che rimane comunque a due punti dal set. Lascia sfilare, attenzione, 15-40, due set point Seles. Thank you, quietly. Un pallonetto che esce e allora arriva il secondo set per Monica Seles, 6-3, un set pari. Però al tempo stesso, come vedete, molti più gratuiti, sono 6 gratuiti in più, quindi possiamo dire la partita la sta facendo soprattutto la Seles, che è un gioco chiaramente più aggressivo, molto più rischioso da questo punto di vista. La Graf contiene come al solito con il rovescio, diciamo che è stato un match dai due volti fino a questo momento. Abbiamo anche il posizionamento delle due giocatrici in campo, piuttosto simile, non avanzano troppo, rimangono molto dietro, solo raramente è stato provato qualche serve and volley. E quindi titolo che sarà assegnato al terzo set. Si parte con un errore della Graf. Avete sentito lo oh yes della Seles, che si complimenta in questo modo con la sua avversaria.
per questo ottimo vincente in contropiede. Errore della Graf. 40-15. Niente da fare, Seles che sembra ancora un po' rintronata dal secondo set perso e ha lasciato sfilare via piuttosto rapidamente il primo game del terzo set. I tifosi della Graf non perdono la speranza, però ecco qua. In campo questo, se le schiede all'abito sono sicura. 30-0. Capirebbe, quella è la riga più lontana dalla sedia, difficile che possa esserci un overrun da lì. Quaranta-zero. Vincente da parte di Monica Seles. 40-15. Insomma, la Graf si scuote. Prova a rimanere lì, uno pari. Errore non da Graf, questo è un dritto che
9 volte su 10 la Graf non sbaglia. L'ha sbagliato, l'ha sbagliato pure di brutto. Quella sedia se le vuole dare una mano perché commette doppio fallo. Thank you. Tornare indietro a giocare un dritto interlocutorio. Seles che però non ne approfitta, rimane dietro. Comunque perde il punto la Graf. 30-15. Con l'ace. First serve. Ancora un ace. Insomma, Seles che col servizio riesce a rimanere avanti nel terzo, 2-1, un set pari. Pochi minuti fa il primo di queste due settimane. Graf che ha iniziato battendo la qualificata francese Herrmann 6-1-6-2, poi ha battuto la statunitense Centrox 6-1-6-1. Al terzo turno contro la connazionale Porvic ha vinto grazie al ritiro dell'avversaria che aveva appena perso il primo 6-1. Poi ha regolato nell'ordine la bulgara Maleva, testa di serie numero 15, 6-3-6-3, Jennifer Capriati ai quarti, 7-5-6-2 e soprattutto Arancia Sanchez in semifinale, testa di serie numero 4, 7-5-6-4. Quindi una Graf che ha fatto veramente le cose fatte bene. A 0. Seles che invece ha avuto un percorso simile, con la differenza che prima di questa finale un set per strada l'aveva perso. Con questa un game importante, Steffi Graf ancora una volta riesce ad agganciare la sua avversaria. Siamo due pari. Del percorso della Seles, Seles che al primo turno ha battuto l'italiana Gloria Pizzichini 6-1-6-2, poi 6-2-6-0 la qualificata svedese Strandslund, 6-1-6-0 l'americana Fendick, 6-2-6-0 la francese Tosia agli ottavi di finale, testa di serie numero 13,
Poi l'unico set che l'ha perso ai quarti contro un'altra francese, Allard, 6-2, 6-7, 6-0. Comunque un 6-0 dentro ce l'ha sempre dovuto mettere. E infine ha distrutto in semifinale Gabriella Sabatini, 6-1, 6-2. Cioè, è vero che ha perso un set per strada, ma è anche vero che ha rifilato ben 4-6-0 alle sue avversarie, 3-6-1 e 4-6-2. Impressionante. Spunto dalla Jugoslava, la Graf che si è ritrovata con i piedi praticamente fuori dal campo. 30 pari. Thank you. Il nastro non aiuta Steffi Graf. Palla del 3-2, Seles. Superata l'ora e mezzo di gioco. Una buonissima prima. Diretta al dritto della Graf che non controlla la risposta. Beh, insomma, fin qui, a differenza dei primi due parziali, il terzo va avanti senza scossoni, senza svolte. Dunque, sesto game del terzo set, Steffi Graf fa la battuta. Bellissima la riga questo rovescio. Si lamenta proprio per quel rovescio la Seles, che secondo lei era uscito. A mio avviso no, la palla è rimasta in campo. Tanto è vero che fa un urlo verso l'arbitro la Seles, ma poi non è che insiste nelle proteste. E lo rivediamo, a me la palla è sembrata decisamente buona. Di rovesci, grande soluzione della tedesca. Mamma mia, che risposta, davvero. Non poteva farci nulla la Graf. 30-15. Si è vista arrivare dall'altra parte un fendente. Continuano i recuperi della Seles. Ma brava la Seles.
insomma Graffi in difficoltà adesso in questo game, 30-40. Seles che sta provando ad accelerare e sembra che sia una tattica che paga in questo momento. Palla break delicatissima sul 3-2 Seles. Se ne va la palla break. No, la Seles, perché ha accorciato troppo, consentendo alla Graf di sfondare sul suo lato destro. Allora palla del tre pari dopo che c'è stata una palla break. Possibilità per la Graf di ripristinare l'equilibrio nel set. First. Che però non ne morde. Oh, che erroraccio col dritto. In questo momento, seconda palla break a favore di Monica Seles. E altro momento di grande importanza di questa finale. Prima lunghissima. Brava la Graf, rischia, fa bene. Insiste comunque nel cercare di far correre da una parte all'altra del campo la Seles. Seles che però finora non ha mai dato l'impressione di avere un vero e proprio calo fisico, perché sta giocando al massimo delle sue potenzialità e soprattutto è molto preparata atleticamente. Graf che dunque fatica nel riuscire a chiudere subito gli scambi. Troppi gratuiti però da parte della Graf in questo game, a prescindere dal bel punto giocato prima. Terza palla break Seles. No, e questo è un errore gravissimo. Alla quarta palla break Steffi Graf si butta via.
arriva il break che potrebbe dare una svolta definitiva a questa finale. Arriva a metà set, a metà terzo set. Adesso, certo, Seles che può limitarsi, diciamo limitarsi, a tenere il servizio un paio di volte. Le basterebbe questo per portarsi a casa il suo terzo Australian Open consecutivo. Ma la Graf le ha dato veramente una gran bella mano. Anche qui sembra un po' rintronata. Thank you. 30-0. L'accelerazione della Graf costretta a giocare però sempre un colpo in più perché la Seles non cede. 31. In controtempo la Graf non ha attaccato immediatamente, ha preferito aspettare un attimo, capire se la Seles poteva arrivare o meno anche su questa palla. Ci arriva, come del resto accade ormai dall'inizio di questa partita, e qui quasi da tre quarti campo, bellissima volley di rovescio e palla del contro break. Ma come la annulla la Seles con un ace potentissimo, che rimane praticamente ferma. Che vuoi fare? 7-1 per la Seles. Nel tennis femminile fanno veramente la differenza. Nelle partite precedenti la Seles aveva fatto complessivamente gli stessi ace di oggi. La Graf invece 11 ace nelle prime 6 partite, soltanto uno oggi, quindi da questo punto di vista c'è un arretramento. Recupero. Poi però sbaglia col dritto la Graf. Lunga. Un'ora e tre quarti. Due dritti sbagliati consecutivamente. Graf che ha avuto l'opportunità di riprendersi il break, non la sfrutta. 5-2, Seles a un passo dalla vittoria da quando ha perso il primo set.
ha interpretato molto bene la partita. I tifosi della Graf non perdono la speranza, però certo ora la situazione rimane delicatissima per la Teutonica, che serve per rimanere in questa finale dopo un'ora e 47 minuti. Si presenta benissimo in questo ottavo game la Seles, con una risposta fulminea. Chiamata out questa. 0-40, doppio fallo e 3 match point per la Seles. Graf che ha provato a forzare la seconda, ma è sembrata più una seconda di frustrazione. Primo match point annullato. 15-40. E risposta vincente di Monica Seles, che chiude direttamente alla risposta. 4-6-6-3-6-2 a Steffi Graf, e terzo Australian Open consecutivo per la giocatrice di Novi Sad, che ha vinto dunque la terza finale ai danni di Steffi Graf, come era accaduto lo scorso anno a Roland Garros e 3 anni fa sempre a Parigi. Dunque Steffi Graf imita l'avversaria sconfitta oggi, che aveva vinto già 3 Australia.